Salve a tutti giovani droidi e bentornati sul canale dell'insolenza di R2D2. Io sono sempre Gaetano e oggi purtroppo voglio parlarvi di un argomento che sinceramente avrei voluto evitare, poiché è un qualcosa del quale vi ho parlato già quasi un anno e mezzo fa, ma che purtroppo si è ripresentato in maniera ancora più preponderante, nonostante il fatto che nel video in questione temevo proprio che la cosa sarebbe peggiorata, che invece ne dicessero altri fan. Sto parlando ovviamente delle riscritture al canone di Dave Filoni, che sono tornate prepotentemente all'interno della sua ultima opera, e cioè la serie di cortometraggi animati Tales of the Jedi. Perché voglio soffermarmi nuovamente su questo argomento, nonostante ve ne ho parlato in maniera abbondante all'interno delle recensioni dedicate agli episodi di Ahsoka e di Dooku? Semplicemente perché voglio porre la questione dal punto di vista di quelle che potrebbero essere soprattutto le problematiche per il futuro e per opere di un peso specifico più importante, come la serie live action Ahsoka. Ovviamente all'interno del video, molto velocemente, partirò da quelle che sono le premesse iniziali, che vi anticipai già all'interno di quel famoso video scaturito dopo le questioni retcon riguardanti la premiere di The Bad Batch, proseguendo e poi soprattutto spiegandovi il perché questo problema non è affatto da sottovalutare. Ovviamente vi parlo di tutti questi elementi dopo la sigla. Voglio partire da quello che è l'elemento cardine, l'elemento fondamentale, soprattutto perché è la cosa che più mi viene fatta notare, e cioè il fatto che le critiche alle riscritture del canone sono fondate per il semplice motivo che quando questo nuovo canone è nato nel 2014, quindi rendendo tantissime opere antecedenti Legends, come ho avuto modo di spiegarvi anche all'interno di un altro video, lo scopo di Lucasfilm era chiaro, e cioè quello di donarci un canone che avesse al suo interno una coerenza narrativa mai vista prima, non solo nelle opere più importanti, come nei film o nelle serie TV, ma anche negli altri media, e cioè romanzi, fumetti, videogiochi, eccetera. La cosa interessante è che per far questo, cioè per permettere una coerenza narrativa minuziosa, è stato creato nel 2013, quindi prima della nascita o meglio dell'annuncio ufficiale del nuovo canone, lo Story Group, un organo preposto affinché la coerenza narrativa di tutte le opere canoniche di Star Wars viaggiasse sullo stesso binario. E già so quello che pensano molti, e cioè il fatto che Filoni applichi determinate riscritture al canone semplicemente perché è impossibile sottostare a una coerenza narrativa globale senza che venga intaccata la qualità narrativa delle storie. E sta qui invece un altro grosso errore, considerando il fatto che la serie Andor, che sta uscendo proprio in questo periodo, ci sta dimostrando l'esatto opposto. E cioè il fatto che una serie scritta in maniera minuziosa e oserei dire maniacale può benissimo viaggiare a pari passo con il lavoro dello Story Group. In una recente intervista, infatti, lo showrunner Tony Gilroy, che non è certo l'ultimo degli arrivati, ha affermato chiaramente di lavorare a stretto contatto con Pablo Hidalgo, membro di spicco dello Story Group, e soprattutto con questa organizzazione, considerando il fatto che lo Story Group si occupa in primis di aggiungere, diciamo così, delle chicche narrative e di lore all'interno dell'opera e soprattutto lavora in simbiosi con gli scrittori in merito alla sceneggiatura della serie. E infatti da questo connubio è nato, a mio modo di vedere, l'esempio più lampante che ci dimostra quanto può giovare alla narrazione il lavoro combinato tra scrittori e Story Group, e cioè la questione Fest Kenari. È un qualcosa di cui già vi ho parlato, ma che voglio accennare perché è importante in merito a quella che sarà, diciamo così, la mia critica all'operato di Filoni. Come ricorderete, vi parlai del fatto che alcune guide canoniche ci dicevano che il pianeta d'origine di Cassian era Fest. Nella serie live action Andor, invece, abbiamo scoperto che il suo pianeta natale è Kenari, ma la questione di Fest è stata comunque inserita sapientemente all'interno della narrazione, considerando il fatto che sia Marva sia Cassian, falsificando le documentazioni ufficiali, hanno fatto in modo che risultasse che il pianeta d'origine di Cassian era Fest. In questo caso, quindi, in una serie praticamente adulta che fa della scrittura il suo cavallo di battaglia,
Gli autori, lavorando con lo story group, sono stati attenti ad un dettaglio apparentemente piccolissimo, poiché vi posso assicurare che la maggior parte delle nozioni che vengono riscritte, senza tra l'altro grossi problemi, nemmeno da parte mia, sono proprio quelle delle guide. In questo caso invece non solo una nozione di una guida è stata tenuta in considerazione, ma si è creato un fantastico meccanismo narrativo che ha reso la cosa addirittura più interessante, trasformandola quasi in una metanarrazione. E in questo modo voglio rispondere anche a coloro che affermano che rispettare il canone, e quindi rispettare le altre opere canoniche, sia una gabbia per gli autori o per i creativi. Un qualcosa che comunque non ha mai contato, nemmeno in ambito cartaceo, dove praticamente abbiamo una sinergia pazzesca tra romanzi e fumetti, anche di autori totalmente diversi, che però lavorando insieme allo story group riescono ad unire in maniera brillante tutte le loro narrazioni. Partendo da questa maxi premessa, voglio sottolineare il fatto che Dave Filoni, almeno al momento, è rimasto l'unico creativo in Lucasfilm che non rispetta il canone. E come abbiamo avuto modo di vedere in Tales of the Jedi, lo fa soprattutto in maniera intenzionale. All'interno della recensione dei cortometraggi dedicati ad Ahsoka, infatti, vi ho accennato ad una sua intervista recente per Nerdist, che è uscita proprio il 26 ottobre in occasione del rilascio della serie animata su Disney+. Bene, all'interno di questa intervista, Dave Filoni dichiara chiaramente che per il suo sesto cortometraggio, e cioè quello ambientato palesemente su Rada, ha preso in considerazione il canovaccio del romanzo Ahsoka e l'ha completamente stravolto e utilizzato a suo piacimento. Non vi sto a dire ovviamente quanto sia grave un qualcosa del genere, non solo perché va praticamente ad affossare il lavoro di un altro autore e quindi di un collega, anche se in ambito cartaceo, ma soprattutto dimostra il menefreghismo di Dave Filoni nei confronti delle altre opere canoniche e soprattutto la sua totale intenzionalità nel prendere quel canovaccio narrativo e stravolgerlo a suo piacimento, considerando il fatto che praticamente la sua idea iniziale era quella di ambientare un cortometraggio in epoca imperiale, ma come ben sappiamo l'epoca imperiale in cui era attiva Ahsoka come fulcrum, o anche prima, è praticamente vastissima, poiché va dal 19 BBY anche oltre lo 0 BBY, e quindi nel pieno della guerra civile galattica, nel 4 o nel 5 ABY, perciò abbiamo praticamente 24 anni di possibili storie che poteva narrare in questo sesto cortometraggio. Lui però ovviamente ha scelto proprio la trama del romanzo Ahsoka, e questo dimostra, come già vi dicevo nella video recensione, la sua totale intenzionalità di distruggere quel romanzo, che aveva già iniziato a distruggere nel 2019, con l'uscita dell'ultima stagione di The Clone Wars. Anche in quel caso i fan minimizzarono in tutti i modi la questione, dicendo che poteva trattarsi dei ricordi di Ahsoka, che i ricordi erano sempre sbiaditi, e che quindi il fatto che il duello con Maul fosse del tutto diverso, come anche il colore delle spade laser, venne totalmente minimizzato, come vi dicevo. In questo caso però quasi tutti i fan non hanno potuto negare l'evidenza dei fatti, e cioè che era stato tutto totalmente stravolto in merito alle vicende di Rada, a partire dal sesto fratello, completamente diverso, fino a finire addirittura alla famiglia di Cae dell'Arte, dove praticamente la sorella, della quale ci viene narrato all'interno del romanzo, si trasforma magicamente in un fratello. Ma potrei parlarvi di tantissimi altri dettagli. Il perno centrale della questione sta nel fatto che ormai Filoni è riuscito nel suo intento, e cioè quello di distruggere praticamente un romanzo che parlava di un personaggio che egli ritiene suo, una sua proprietà, e del quale praticamente pensa di poter essere l'unico che ha il diritto di parlarne. E a questo punto io sarei anche felice se in futuro non ci presentassero più delle opere cartacee in merito a personaggi come Ahsoka, come Kenan Jarrus, altro personaggio le quali opere cartacee hanno subito delle pesanti retcon. E quindi, come vi dicevo, sarebbe anche meglio se questi personaggi non venissero più sfruttati a livello cartaceo, ma che fossero solamente nelle mani di Filoni. Meglio così. Il problema sorge quando poi egli compie gli stessi errori, o meglio, compie le stesse azioni intenzionali nei confronti di altri personaggi,
che non sono tra virgolette i suoi, anche se, mi preme ribadirlo, nessun personaggio è di sua proprietà, poiché sono tutti di proprietà di Lucasfilm. Sto parlando ovviamente della questione di Dooku, che ho ampiamente dibattuto all'interno del video dedicato alla recensione dei corti sul personaggio. Voglio quindi soffermarmi su un altro elemento, al quale veramente non riesco a dare una spiegazione logica, e cioè al fatto che gli addetti ai lavori, soprattutto gli autori delle opere che vengono riscritte e martoriate da Dave Filoni, non solo non abbiano nulla da ridire nei confronti di queste azioni, ma soprattutto le difendano. Parlando proprio ad esempio di Cavan Scott, dopo l'uscita di Tales of the Jedi ho avuto una discussione personale con lui sul suo profilo Twitter e fortunatamente sono stato degnato di risposta, considerando che Cavan, rispetto ad altri addetti ai lavori in Lucasfilm, non parte con il blocco preventivo e comunque risponde a quelle che sono le perplessità dei fan. Ma purtroppo ho notato che egli dava delle giustificazioni all'operato di Filoni, cercando tra virgolette di salvare il salvabile e dando, diciamo così, degli escamotage che comunque esistono all'interno delle opere canoniche in merito al fatto che Dooku avesse già abbandonato l'ordine nel famoso e controverso quarto cortometraggio. Io però ovviamente, come altri, ho insistito sulla questione dicendo che tutte le giustificazioni potevano andar bene, ma rimaneva comunque anacronistico il fatto che Dooku fosse ancora all'interno dell'ordine durante il 32 BBY e soprattutto rimaneva anacronistico il fatto che per dare buona questa possibilità dovevamo ritenere l'ordine Jedi ancora più ingenuo di quanto già non fosse. Questo perché volevo sottolineare indirettamente a Cavan Scott una verità che probabilmente conosce anche lui, e cioè il fatto che non è più possibile che al menefreghismo di Filoni o di qualsiasi altro addetto ai lavori tutti gli altri autori si debbano adeguare e soprattutto debbano inseguire in maniera frenetica il loro operato cercando di mettere delle pezze o dei tappabuchi, che è quello che appunto ha cercato di fare Cavan Scott, ma che in passato avevano cercato di fare tantissimi altri autori. Anche lo stesso Hidalgo, quando accadde la questione di The Bad Batch, tirò fuori una supercazzola a dir poco clamorosa, della quale vi ho parlato all'interno di quel famoso video in cui polemizzavo sempre su questa stessa questione. La cosa più deprimente è stata il fatto che quando Cavan Scott ha scoperto che io non ero tra quelli che si bevevano le sue giustificazioni, molto pacatamente, ma in maniera letterale, ha letteralmente detto di dover terminare la conversazione. E questa, come vi dicevo, è forse la cosa più triste, considerando il fatto che mi sono posto delle domande su quello che è il comportamento di questi autori che vedono distruggere il proprio lavoro e soprattutto devono difenderne il distruttore. E mi sono dato quella che è la risposta più ovvia, e cioè il fatto che lo debbano fare perché Lucasfilm non ha alcuna intenzione di porre un freno alle azioni di Dave Filoni. E qui veniamo forse a quella che è la problematica più grande di tutta la questione, e cioè il fatto che non è semplicemente il comportamento di Dave Filoni quello che va redarguito, ma anche e soprattutto il comportamento di Lucasfilm che glielo lascia fare, poiché è stata Lucasfilm nel 2014 a garantirci un canone coeso. E quindi è logico pensare che se un autore non segue il canone e soprattutto non lavora con lo story group, debba essere redarguito. Ma siccome in questo caso stiamo parlando di Dave Filoni, che da molti è considerato l'erede di Lucas, e soprattutto che ogni sua opera, nel bene o nel male, riesce a vendere, e riesce soprattutto a vendersi al pubblico, anche al pubblico più generalista, Lucasfilm sembra intenzionata a tacere sulla questione. Ma voglio sottolineare ancora una volta quanto sia pericoloso questo silenzio, perché per il momento chi si sta lamentando sono solo, tra virgolette, solo i fruitori delle opere cartacee, che non solo spendono tempo e soldi per questa passione, ma vedono anche distruggersi magari delle opere che amano e che hanno apprezzato. Un qualcosa che rievoca degli incubi, almeno a mio modo di vedere, considerando che io sono stato tra quelli che, quando venne annunciato il nuovo canone nel 2014, si disperò totalmente per il fatto che tantissime opere che amavamo e che ora sono sotto il marchio Legends furono praticamente decanonizzate. Per questo io credetti all'epoca alla promessa di Lucasfilm di un canone coeso, e mi girano un po' le cosiddette quando invece viene concesso ad un solo autore
di continuare a fare il bello e il cattivo tempo. In realtà questo è un vizietto che Filoni ha da tanto tempo e i fan dei cloni e soprattutto delle storie di Republic Commando sanno benissimo a cosa mi riferisco, poiché Filoni nel periodo del 2013-2014 aveva letteralmente spazzato via tutte le opere di Karen Travis. E soprattutto la cosa poi, come vi dicevo, è continuata nel nuovo canone, fino ad arrivare alle questioni delle quali vi ho parlato anche nel video risalente a un anno e mezzo fa, e cioè The Clone Wars 7, The Bad Batch e ora Tales of the Jedi, dove non sono state riscritte solamente delle semplici nozioni, ma sono stati riscritti interi romanzi. E voglio concludere questo mio video con quella che a mio modo di vedere potrebbe essere la conseguenza più grave. Oggi infatti noi fan del cartaceo siamo, diciamo così, scherniti dalle persone che comunque, non leggendo, non riescono a capire quella che è la nostra rabbia, quelle che sono le nostre remore. Ma vi faccio una domanda se fate parte di questa categoria. Cosa succederebbe se a essere colpite fossero delle opere canoniche che invece vi piacciono? Magari addirittura i film o le altre serie live action e le serie animate. E questo è quello che potrebbe succedere con la serie live action Ahsoka. Come sappiamo infatti le riprese della serie Ahsoka sono già terminate e il prodotto dovrebbe vedere la luce nella seconda metà del 2023. E a questo punto la mia paura più grande è che Filoni abbia totalmente ignorato quella che è la vera e propria esalogia riguardante la backstory del personaggio del grande ammiraglio Thrawn, un personaggio che non solo è amatissimo dai fan, ma che soprattutto rappresenta in maniera davvero forte quello che è stato il pilastro di Star Wars per decenni, sin dal 1991. Quando nacque dalle sapienti mani e soprattutto dalla fantastica mente di Timothy Zahn, che tramite le sue storie post-Endor permise all'intero franchise di Star Wars di proseguire. E proprio di Zahn vorrei parlarvi, considerando il fatto che, al contrario di Filoni, è un autore che si è messo totalmente al servizio del nuovo canone, prendendo un personaggio che gli avevano praticamente distrutto, e cioè quello di Thrawn, e creandone delle nuove storie canoniche, soprattutto facendole aderire all'opera Rebels e quindi all'opera di Dave Filoni. Una cortesia che purtroppo egli non gli ha riservato né nella serie animata e né soprattutto, a mio modo di vedere, gli riserverà con la serie live action, poiché ho il sentore che tutta la backstory di Thrawn, soprattutto in merito alla trilogia dell'Ascendenza, dei romanzi dei quali avrò sicuramente modo di parlarvi e che rappresentano il passato di Thrawn, verranno totalmente ignorati e cancellati. È per questo motivo che voglio portarvi all'attenzione di questo problema, che reputo molto grave, perché nel nostro piccolo dobbiamo fare in modo, sempre in maniera pacata e soprattutto con argomentazioni solide, di far sentire la nostra voce di fan, anche se obiettivamente il fandom italiano non conta moltissimo. Ma la cosa interessante è che ho avuto modo di constatare che anche il fandom internazionale sta ponendo delle serie critiche nei confronti di questo comportamento, soprattutto dopo la devastazione accaduta in Tales of the Jedi. E perciò quello che mi auspico e il mio augurio più grande è di non dover tornare tra un altro anno e mezzo a parlarvi dello stesso problema, ma che si è evoluto ancor di più in una gravità maggiore. Nel frattempo in descrizione trovate un articolo dove ho elencato tutte le opere che sono state retconnate e quindi riscritte all'interno dei cortometraggi di Tales of the Jedi e posso assicurarvi che purtroppo sono davvero tante. Ditemi nei commenti cosa ne pensate della questione e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Io vi saluto e che l'insolenza sia con voi.